Non riesci proprio a smettere di mangiare gli zuccheri, vero? Beh, ci credo, cavolo. Adesso ti spiego il perché e come devi fare per imparare a gestire questa situazione. Molto probabilmente stai consumando un'alimentazione in cui almeno, e sottolineo, almeno la metà delle calorie proviene da alimenti sovraccarichi di carboidrati. E non faccio riferimento solo agli zuccheri ovvi, quindi ai dolci, ma anche a tutti quegli alimenti che mangi regolarmente e che sono carichi di glucosio e zuccheri, quindi amidi, grani, frutta, latticini e legumi. Ricordati che per istruire il tuo corpo ad utilizzare i grassi come fonte di carburante primaria per produrre energia, che è quello che insegno io gradualmente nei miei programmi, devi assolutamente ridurre drasticamente tutte le fonti di zucchero. Prima che il tuo corpo possa adattarsi a questa nuova situazione, quindi passare da bruciare gli zuccheri per produrre energia a bruciare i grassi per produrre energia, può passare da una settimana a qualche mese. È soggettivo e dipende dalla condizione in cui siamo in questo momento. Tutto questo concetto può sembrarti semplice da capire, ma sono sicuro che ci hai già provato e l'hai trovato difficoltoso. Stai tranquillo perché è normale, è così per tutti. E ti spiego, ci sono due ragioni fondamentali per cui è complicato smettere di mangiare gli zuccheri. Il tuo corpo è attualmente dipendente da continui rifornimenti di glucosio. E quando smetti di mangiare alimenti che vengono convertiti in glucosio e quindi in zuccheri all'interno del tuo corpo, prima che il tuo corpo si adatti a bruciare i grassi come fonte di carburante primaria per produrre energia, avrai continuamente esperienza di fame e desiderio di cibi dolci, ogni volta che le tue riserve di glicogeno esauriscono. In poche parole, che cosa succede? Quando mangi alimenti ricchi di carboidrati, i tuoi livelli di glucosio nel sangue alzano. A questo punto viene rilasciata l'insulina. L'insulina, che cosa fa? Va a prendere questo zucchero dal tuo sangue e lo deve portare al di fuori del tuo flusso sanguigno per portarlo in altre destinazioni. Ma proprio in questo preciso istante hai un calo di zuccheri, volgarmente parlando. Questo calo di zuccheri invia un segnale al cervello che tu percepisci come fame e qui si instaura un ciclo vizioso che non finisce più. Quindi nel primo periodo devi utilizzare tantissima forza di volontà per riuscire ad evadere da questo ciclo. Per alcune persone questo desiderio può durare un giorno, per altre persone può durare una settimana o più, ma la buona notizia è che una volta che è avvenuta la transizione, quindi che inizi a bruciare grassi per produrre energia e non più gli zuccheri, non sperimenterai più questa sensazione di desiderio di dolci. E quindi la voglia di dolci, di amidi, di grani, di cibo spazzatura evaporerà come per magia e riuscirai ad andare avanti 5, 6, 7 ore senza pensare minimamente al cibo. Non ci credi? Quanto vorrei far parlare i miei clienti. In secondo luogo, perché è complicato smettere di evadere da questo ciclo dove si mangiano continuamente zuccheri? Perché sicuramente stai mangiando degli alimenti che ritieni salutari, ma che in realtà sono pieni di zuccheri. Ci vuoi scommettere? Te ne cito solo alcuni: salsa al barbecue, salsa di pomodoro, senape, le bibite, compreso il tè, latte, vino dolce, succhi che comprendono verdure e frutta, la frutta, yogurt alla frutta o qualsiasi altro sapore, il gelato, il burro di arachidi con zuccheri aggiunti, il burro di mandorle con zuccheri aggiunti, eccetera, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti all'infinito. Quindi, che cosa devi fare? Elimina il più possibile tutti questi alimenti, almeno fino a che non inizi a bruciare i grassi e te ne accorgi perché non avrai più desiderio di cibo e inizierai a perdere peso. Dopodiché inserisci un adeguato apporto di proteine. Anche qui si apre un mondo, ma ci arriveremo più avanti. E sostituisci tutte le calorie che hai eliminato non mangiando più certo tipo di alimenti con tantissimi grassi ad elevata qualità. Quali sono? Avocado, olio d'oliva, ghee, burro giallo grass-fed, olio di cocco, nocciole di tutti i tipi, eccetera. Inizia subito, anche se elimini qualcosa, invece di mangiare la frutta 5 volte al giorno, inizia a mangiarla solo la sera o al massimo 2 volte al giorno, piano piano, un passo alla volta, ma inizia.